dalle questioni programmatiche che il sindaco di Casoli ha enunciato in questo suo discorso. Quasi come se noi fossimo ad apertura di tutto questo. Cioè il sindaco ci elenca le cose che andranno fatte, partendo, attenzione, dalla spending review. Insomma, dopo 3 anni noi vogliamo sapere non il bilancio preventivo e previsionale, ma il consuntivo di un'amministrazione. E guardate, da qui che parte, e da qui che parte il teatrino di quel titolo, che il consuntivo il sindaco di Casoli l'aveva fatto e aveva, almeno a parole, non si sapeva che, almeno a parole, aveva bocciato se stesso ed il sistema che lo aveva accompagnato e che, a detta del sindaco, giustamente era stato denunciato da questo Consiglio Comunale ed in particolare dal Partito Democratico. Quindi, sindaco, come dire, perché interessato a raggiungere quegli obiettivi che oggi è elencato, chiede al Partito Democratico di sostenere la discontinuità. Capisco la discontinuità, vuole la discontinuità rispetto al passato e chiede al Partito Democratico per dire voglio rilanciare la mia azione di governo. Vedete, il Partito Democratico è stato eletto per 3 anni e ha eletto il sindaco di Casoli perché viene e vuole essere ovviamente una forza di governo della città. E non è stata di certo una scelta facile quella di sedere tra i banchi dell'opposizione, ma è stata fatta perché nei contenuti l'azione amministrativa del sindaco Casso, io dico del sindaco Casso, ma in questi 2 anni e mezzo o anche più volte, forse in maniera anche dura, evidenziato che in realtà non fosse altro che la cartina di tornasole, che dietro ci fosse un sistema che denunciava gli scorsi consigli, che era il famoso sistema casino. E anche qui ho fatto sempre molta attenzione a non imputare a un uomo la responsabilità, perché in maniera sintetica io dicevo, Casino ci prova, ma poi sono le debolezze degli uomini attorno che lo rafforzano, quindi non è colpa di Casino. Quando arriva il sindaco che tu hai concorso ad eleggere e che di fatto è stato quello che con i tuoi consensi hai portato a sedere sullo scranno più alto, che dice prendo atto di questa cosa, mi rivolgo alle mie forze, alle forze che mi hanno eletto per riprendere un percorso che si era bruscamente interrotto, dando ragione e riconoscimento a quella battaglia, ma Dio Morato non poteva, non doveva, e così ha fatto, rimanere sotto. Si è seduto, ha ascoltato e rispetto, il sindaco so che persona terra non smentirà questa ricostruzione della verità, rispetto alla proposta fu fatta di avere in cambio per questa riappacificazione la esclusione del sistema partito dalla sua giunta da lui stesso denunciato, di avere qualche poltrona il Partito Democratico e le sue massime rappresentanze, segretario locale e il capogruppo, hanno detto caro sindaco no, perché non sarebbe capita. Perché prendere una poltrona di assessore? Ho una poltrona di dirigente, ho una poltrona di altro. Noi vogliamo sapere, sei tu la nostra garanzia. Sei tu la nostra garanzia. Metti in campo quello che noi stiamo dicendo.
costo della politica e come sostenevo, doveva, e sostenevo, attenzione, sosteneva il Partito Democratico, questa cosa doveva poi a macchia d'olio estendersi, quindi i dirigenti bisognava prendere dall'interno, ridurre magari anche il numero degli assessori, ma guardate, ma non ci sarebbe nulla di scandaloso se noi andassimo un po' di sotto del massimo che ci consente la legge, non penso che, come dire, il paese se ne sentirà male, se anziché magari gli assessori ne paghiamo quattro, insomma, se dico, passava attraverso una serie di azioni, che avevano come primo ordine del giorno la spesa. Oggi, dopo 3 anni, il sindaco ci parla di spesa. Ma in 3 anni, intanto, sono stati fatti contratti esterni igienici, altri 200, 300, non ricordo, 1000 euro ciascuno, ma non però insomma, resta a poco, ci muoviamo su queste cifre. Poi sono stati fatti concorsi, poi il Partito Democratico annunciava poco prima che erano vincitori di questi concorsi, cioè è tutto registrato. Poi arriviamo all'attualità dove il sindaco ci conferma in queste interlocuzioni che addirittura è stato raggiunto da un avviso di garanzia rispetto ai vincitori, che è un fatto gravissimo, perché noi non vorremmo che sia la magistratura a dire il Partito Democratico della Regione. Ma cosa più grave, perché poi il Partito Democratico, quindi peso, peso dal pubblico, diciamo, portato e gestito meglio in società, attenzione, perché poi in questo a differenza del casino, tra un cielo e il casino c'è un mare, scuserà il consigliere amico, perché come parliamo di un imponitore, di uno che sta a mantenere le relazioni, sta a mantenere la cosa che non era il mio pur amico generale. Quello più grave si arriva in caso da dire nelle società collegate dove il comune dice di avere le mani libere per poter operare attraverso uomini e mezzi da noi pagati. Perché il dato sconcertante è che nonostante il Partito Democratico lo dice, noi non possiamo aumentare la spesa rispetto alle consulenze, gli incarichi e le cose, noi abbiamo aumentato di 400.000 euro la spesa di persone. 20 milioni di euro, una microfiat, 20 milioni di euro che pesano come un macigno per 3 anni, non lo dico a voi, non lo dico al consiglio, non lo dico al consigliere, io non faccio il mattanello, io voglio parlare con i miei colleghi di consiglio perché voi siete quelli che poi dovete decidere su queste cose. Non mi perdoni, non scaricare che mi dà l'occasione di ripetere un concetto di voi siete eletti per decidere, voi non potete ogni giorno misurarvi col popolo che vi viene a trovare in questa sede. Quindi io continuerò a rivolgermi a voi e non al pubblico, che non sono i cittadini, perché abbiamo una città di 100.000 abitanti. No, 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 ma mi ha dato solo occasione per questo. I 20 milioni. I 20 milioni? In 3 anni? Quali sono? Mi perdono, non si dire. I 20 milioni? In 3 anni? Quali sono state le azioni messe in campo dalla premiata lista per ridurre quella voce di spesa? Ma non finisce qui. Da questi fatti si andava un drammatico rischio. È possibile mai che noi, in cambio di un voto a Starbucci, con tutto il rispetto per Starbucci, in cambio di un voto per Starbucci, ma lo voglio ripetere, perché con tutto il rispetto, guardate, non è che è del Partito Democratico, autorevolissimo intellettuale, che aveva tra le sue file un amico di politici consumati di questa città, consumati con questi anziani di prima volta, perché oggi abbiamo assistito anche a un teatrino dell'anziano della Leopolda, di quello che andava dalla Leopolda e poi con
giorni queste stesse cose le dicevo in primato al sindaco che io avevo composto e i miei amici e i miei elettori della legge a fare il sindaco di Casole. Avevo conferma dei dubbi, dei sospetti, e oggi si vuole parlare del consorzio cimiteriale, altro organismo collegato a parte di Casole Ambiente, dove andremo a verificare le spese, dove è diventato il nuovo punto di attrazione. Abbiamo messo cipresso, abbiamo fatto una bellissima struttura, opera moderna, in facciata al consorzio cimiteriale. Beh, ma che diamo attrazione di non andare a fare il sindaco, perché se questo lo fa dei morti, figura di cosa farà il sindaco. Ma non finisce qui. Il paradosso è che il mio direttore, in un clima dove io più volte dentro, guardate, sono venuti a posto più gente, con grandi bambini che incontrano il sindaco, le mamme che piangono, per cui le grandi l'altro, ma lasciamo stare, vengono a posto, gente che ha investito soldi in questi anni, risparmi in questi anni, per comprarsi la casa portale. E come più volte detto in questo consiglio comunale, io non mi aspettavo che la gente ci viene più alla casa da morto che alla casa da vivo. Cioè magari sono in affitto, hanno il nodo, erano sicuri di avere il loculo, si sono ritrovati senza loculo. Perché in 20 anni sono stati compravenduti più volte gli stessi nodi. In 20 anni dove i sindaci che si sono alternati, i sindaci che si sono alternati, gli amministratori che si sono alternati, i dirigenti che si sono alternati, oggi sono stati ricompattati non da Enzo Cazzo, da lui, da vent'anni, qui. Sono stati ricompattati, ricompattati, richiamati e hanno risposto legittimamente all'appello. Ma perché io non dovrei rispondere a un uomo che per 20 anni ha dato a me, privo di dignità e di cultura, la possibilità di sedere in posti organizzativi di questa città, che resta una città di 100.000 abitanti, ma di cui vanno a votare 30.000? Questo è stato drammatico quella città. E vedete, questo solo per chi ci sono aspetti di più. Che cosa è stato già fatto in questo sistema? Non ci puoi venire dopo 3 anni e dire cosa potrei fare senza argomentarlo con un cambio, con una rottura, stai normale. Mi parli di una nuova giunta, ebbene no, caro signore, no, ha parlato di nuovo, poi sarà di nuova, sarà un semi-usato, una cosuccia però, se di nuova, dove è cambiato solo un assessore. Tra l'altro, un assessore, la dottoressa Valente, non in polemico, che l'ha nominata il Savonima, dicendo che, ma sono scosso, Valente è scosso, ti suggerino anche male, insomma, a me è un suggerimento, i miei consiglieri e amici, e mi dico a Valente io mi metto. Ma comunque, io dico, non so di la tua che non sei andata al disastro del consigliere, ma dico, caro Enzo, tu hai fatto solo il consigliere. Abbiamo consolidato in 2 anni e mezzo, hai consolidato una maggioranza che è stata scimipotiana, e io dico più che scimipotiana, che non ha più sapore. E a volte alcuni intenditori, i vecchi colleghi, poche parole. E tu puoi dire a me che vuoi parlare, non volevi scomporre, non vuoi la maggioranza, cosa che è stata già fatta. E che cosa hai fatto rispetto alle grandi novità della giustizia? Hai sostituito la signora che sposa, il dottoressa sposa, un tecnico nominata da me, così leghiamo i dubbi, vabbè, non mi interessa che l'abbiano messo.
va bene, non lo capisco, va bene, va bene, non so, non lo capisco, va bene, non lo capisco, va bene, non lo capisco, va bene, perché se l'unico che è cambiato, anche il progetto quello
in 3 anni la mette, già vede questo tipo di lavoro. Ma non c'è bisogno, guardate, mi stavo rivolgendo a voi, non c'è bisogno, no? Se non c'è bisogno, perché tu casualmente non hai venuto il ministero? A volte tu è tanta. È venuto il ministero. Guarda caso, in 2 giorni poi il sindaco pensava di parlare con questo partito di un altro, ma che è stato impedito. A chi noi abbiamo impedito? Non è stato possibile ammettere il partito di un altro. La relazione del ministero ci fa il quadro della società partecipata così come l'ha fatto il Partito Democratico in 3 anni. Scusate, ma anziché pensare a quello che faremo, possiamo sapere un resoconto di quello che già è stato fatto rispetto a questi temi? Perché il capo di Reggio Sindaco, il suo discorso programmatico risulta carente di un dato fondamentale, che lei è stato già sindaco per me. E mi avvio alle conclusioni, una volta senza politici, che è una cosa straordinaria. Oggi apprendiamo l'ultimo atto sul quale tutti i consiglieri, ma dico tutti i consiglieri, al di là del colore e al di là del fatto di stare in una maggioranza, un zero totale e un'opposizione, io vi invito a dire una parola che si intenderei libertà. Quindi la mia offerta è di chiedere di intervenire per dire libertà e passare la parola rispetto al prodotto fantastico, e mi vuole dirlo a firma del dottore Mariano Marino, che prende un dipendente comunale, lo sposta in un'altra parte del comune, non perché lo si taccia di inefficienza, di improduttività, di incapacità, di latrocine, di truffe ai danni del comune, no, perché si legge che i comportamenti non in linea si sono estrinsecati ultimamente, tra l'altro anche con degli articoli pubblicati sul periodico cittadino di cui il signor Torinze Ferdinando è il direttore responsabile. Io non mi sento in Ucraina, non mi sento in Russia, io ho concorso con 800 liberi cittadini a votare questo sindaco e che ha scelto liberamente questa vergognosa giunta che con altri